Sindaco, un briefing questa mattina con l'amministratore del Teramo Chierchia. Ci sono aggiornamenti particolari o sei ancora nella fase dell'attesa per quello che sarà nel fine settimana? No, nessun aggiornamento particolare. Questa mattina l'amministratore era a Teramo, quindi è stata l'occasione per sentirci un attimino per fare il punto della situazione, ma nulla di nuovo. Questa è la settimana dell'attesa, e della predisposizione degli atti di ricorso verso appunto la nota della Covisoc. Questo è ormai noto, si valutano tutte le condizioni, c'è il discorso relativo anche al Tribunale. È chiaro che in questo momento come sindaco e come istituzioni, come amministrazione, come comunità non possiamo assolutamente che continuare a lavorare per il raggiungimento dell'obiettivo della permanenza nella categoria, consapevoli del fatto che in questo momento è una partita tutta da giocare, non semplice, e facendoci trovare ovviamente pronti attraverso un'attività di monitoraggio della situazione ad adottare anche tutti gli eventuali strumenti correttivi che l'ordinamento consente. È il momento e non è facile, della lucidità, il momento in cui dobbiamo assolutamente gestire in modo ordinato questa situazione. Quindi la chiacchierata di oggi è servita per fare il punto. Questa è la settimana dell'attesa attiva, nel senso non passiva, quindi attraverso appunto la predisposizione e valutazione anche di tutti gli atti che consentano la continuità della società. Lei come sindaco si è dato una scadenza, un termine entro cui magari poi non andare oltre, che possa corrispondere a collegi di garanzia, al TAR o a quant'altro, per tentare altre strade secondarie? No, chiarissima la domanda. Non mi sento di dare un termine. È chiaro che non siamo fermi, come dicevo prima. Tutte le attività propedeutiche ad ogni azione comunque vanno studiate, vanno analizzate, perché non possiamo farci trovare impreparati. Non mi sento di dare una data. Certo, credo che sia corretto e assolutamente rispettoso della città, della comunità sportiva e non solo, della nostra città, appunto, che non si protraggano i tempi fino ad una data che poi non consenta di dare continuità al calcio teramano. Quindi diciamo è il momento in cui dobbiamo essere lucidi, affrontare ragionevolmente la situazione, essere presenti, dialogare come stiamo facendo e seguire un percorso che deve avere una tempistica certa.